Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi degli shampoo solidi che sto utilizzando in questo momento e anche di uno shampoo che ho già utilizzato, ho già terminato, ma comunque ve ne avevo anche già parlato. Cosa c'è da dire sugli shampoo solidi in generale? C'è da dire che sono prodotti che di solito hanno un prezzo più alto rispetto a uno shampoo tradizionale, perché vanno dalle 5 alle 15 euro più o meno in media. Però c'è da dire anche che durano in genere molto di più di uno shampoo tradizionale, quindi è una spesa iniziale che però poi viene ammortizzata nel tempo. Lo shampoo che ho utilizzato e che ho terminato è uno shampoo di Lamasuna, vi metterò poi una foto, al cioccolato, costa mi sembra sulle 9 euro. È uno shampoo che mi è durato 6 mesi all'incirca, aveva una profumazione di cioccolato buonissima, era adatto a tutti i tipi di capelli, per capelli normali, faceva una buonissima schiuma e lavava molto bene i capelli, li lasciava ben puliti. La profumazione dopo un po' non è che mi abbia poi entusiasmata, però non importa, comunque lasciava i capelli puliti. E un'altra cosa che non mi è piaciuta moltissimo è la forma, però ho visto che adesso li stanno cambiando, li stanno facendo più tondi. Comunque sono prodotti che vanno bagnati con l'acqua, vanno bagnati i capelli e poi si possono applicare o strofinando appunto il sapone sulle mani e poi mettendo la schiuma sui capelli, oppure direttamente su strofinando il sapone sulla cute. Io faccio in tutte e due le maniere durante i lavaggi e mi sto trovando bene. È vero che ci vuole un pochino più di tempo rispetto a uno shampoo tradizionale liquido, perché appunto è solido e quindi bisogna un attimino sfregare, però devo dire che mi sono trovata molto bene. Di solito dicono che passare da uno shampoo solido, da uno shampoo liquido a uno shampoo solido capelli potrebbero per un periodo avere un leggero peggioramento, quindi magari ungersi un po' di più, non essere belli come sono sempre stati, però poi dopo vanno a migliorare. Io non ho avuto questo cambiamento, devo essere sincera. Per adesso mi sto trovando bene con i prodotti che sto utilizzando. Voglio parlarvi anche di questi altri shampoo che sto utilizzando. Allora, questo è anche lui di Lamasuna, è anche la confezione di Lamasuna ed è molto molto comoda. Questo è lo shampoo per i capelli grassi. La profumazione non ha niente di che, anche qua la forma del panetto è un po' scomoda per quanto mi riguarda, però vabbè, sorvolo sulla questione. Anche questo fa molta schiuma, lava bene i capelli, li lascia puliti a lungo, li lascia belli leggeri. L'unica cosa che bisogna stare attenti con questi shampoo solidi è di non lasciarli all'umido, quindi io una volta che ho fatto la doccia, lo shampoo lo tolgo dalla doccia, asciugo per bene la confezione, tolgo via i residui appunto della schiuma o dei capelli che sono sul panetto, tampono leggermente e lo metto nella sua scatolina ad asciugare. In questo modo vi durano molto di più. Comunque, gli shampoo di Lamasuna, per quanto mi riguarda, sono ottimi. Si possono trovare su molti siti, Macrolibrarsi, mi sembra anche su Eccoverde, ma anche in molte bioprofumerie. Ve li consiglio. Hanno un buon prezzo perché, comunque, vi ripeto, durano 6 mesi. Quindi, calcolate, fate voi un calcolo di quanto vi costa il vostro shampoo liquido. Ovviamente, dipende anche da quante volte si lavano i capelli durante la settimana. Io li sto più o meno, li lavo 2 volte a settimana. In ogni caso, per questi shampoo che sto utilizzando ora, mi sto segnando su un quadernino quanti lavaggi ci sto facendo, in modo da appunto calcolare i lavaggi dei vari shampoo. Dopo questo prodotto, comunque, ho bisogno di un balsamo. In ogni caso, i capelli non mi si seccano. Non ho trovato particolari problemi utilizzando gli shampoo solidi. Non trovo che mi secchino eccessivamente i capelli, anzi per nulla. C'è da dire che negli anni, secondo me, sono migliorati. E quindi ecco, diciamo che sono un po' più performanti. Non sono ovviamente come uno shampoo tradizionale liquido, però comunque sono dei prodotti ottimi che non sciupano capelli. Va però anche qua trovato il prodotto giusto per il nostro tipo di capello, come per quelli liquidi. Quindi il mio consiglio è anche quello di provarne più di uno, sperimentare, non fermarvi al primo prodotto che magari non vi è andato bene.
Altro prodotto ottimo è l'ultra dolce Garnier, questo qua al miele che in realtà ha preso mia sorella, ma ogni tanto lo utilizzo anch'io. È quello ricostituente, la profumazione è una bomba, buonissima. È un panetto che secondo me però è un po' più morbido di quelli di Lamasuna, quindi potrebbe durare un pochino meno. Costa sulle 5 euro, l'ho preso scontato, comunque più o meno 5 euro. È un buonissimo prodotto, lava bene i capelli, non ho bisogno del balsamo dopo aver utilizzato questo shampoo, piace sia a me che a mia sorella, li lascia belli, luminosi, belli leggeri e me li lascia puliti tantissimo, fino adesso è lo shampoo che me li lascia più a lungo puliti. Se non siete abituati agli shampoo solidi e volete fare un passaggio, vi consiglio questi di Garnier perché sono ottimi, almeno per quanto riguarda questo qua al miele, e può essere un ottimo prodotto da passaggio per aiutarvi in questo passaggio, perché anche se è solido è molto simile a uno shampoo liquido. Gli ingredienti sono ottimi, è senza conservanti, senza sapone, senza siliconi, eccetera. È veramente un buon prodotto e vi lava bene i capelli, fa tanta tanta schiuma, buono, veramente un buonissimo prodotto. Non è senza plastica e appunto c'è anche la scatolina in metallo dove poter conservare il prodotto. Veramente un ottimo shampoo, ve lo straconsiglio perché mi sto trovando molto bene e si sta trovando molto bene anche mia sorella. Altro shampoo di cui voglio parlarvi è questa mini taglia del marchio Officina dei Saponi. Questa qua è lo shampoo solido curcuma e zenzero per capelli puliti e leggeri e credo che sia uno shampoo adatto a tutti i tipi di capelli. La profumazione è molto buona, molto presente, si sente lo zenzero, ma si sente anche la curcuma, fa abbastanza schiuma, però questo è quello che fa meno schiuma rispetto agli altri. È un buon prodotto, anche questo lava bene, mi sono trovata bene, non mi secca capelli, dopo però ho bisogno di un balsamo e va strofinato un pochino di più, perché è un pochino più duro e fa un pochino meno schiuma, quindi ecco, va lavorato un gocciolino di più, ma comunque mi sto trovando molto bene. E questo credo che duri anche abbastanza, sentendo appunto la consistenza. Mi sono già lavata i capelli un po' di volte anche con questo e mi sembra più o meno sempre alla stessa grandezza questo panetto. La cosa importante che vi volevo dire è che appunto questi sono shampoo solidi, non sono delle saponette. Sono due cose differenti e inoltre per questi shampoo che vi mostro non c'è bisogno del risciacquo acido, quindi va benissimo così, una semplice lavata di capelli e siamo a posto. Comunque anche questo un buon prodotto, anche il bagnoschiuma di questo marchio sempre solido che ancora non ho provato, per adesso sto utilizzando lo shampoo e devo dire che anche questo ve lo straconsiglio. Ultimo shampoo che vi mostro è questo qua di Biocosmè. Questo, linea e l'Etique, questo qua è quello con le erbe tintorie all'interno, vegan, senza plastica, biologico. Questo è shampoo solido colorato, è quello appunto per i capelli castani. Ha una profumazione buonissima di cacao che sembra veramente un dolcetto, veramente buona. La forma è molto comoda per lavarsi i capelli. Mi sta piacendo appunto il fatto che fa tanta tanta schiuma, che ha questo odore buonissimo, questa forma ottima da tenere in mano. Non c'è bisogno di sfregarlo particolarmente sui capelli, li lascia anche belli luminosi, però ha un problema, cioè io il giorno dopo ho di nuovo capelli unti, quindi costa sulle 20 euro questo shampoo, lo sto utilizzando e lo utilizzerò, soprattutto ora che i miei capelli sono ancora corti, però se avessi avuto capelli lunghi sarebbe stata una rottura di scatole lavarsi i capelli un giorno sì e un giorno no, quindi questa cosa non mi piace e infatti boccio questo prodotto perché costa tanto e i capelli non durano puliti nulla. E inoltre questo panetto è molto molto morbido, quindi la mia impressione è che finisca anche molto presto.
però questo lo vedremo più avanti. Questo però è fino adesso l'unico prodotto di questi shampoo che vi ho mostrato che boccio, proprio non tanto per la sua performance o la sua applicazione, ma proprio perché non mi tiene i capelli puliti e quindi è una rottura di scatole. Mi dispiace perché l'idea era buona, credo che sia l'unico marchio che fa shampoo solidi con all'interno erbe tintorie riflessanti, però no, mi dispiace, no, l'idea ottima, è un prodotto non testato sugli animali come anche tutti gli altri, perché anche Garnier non testa sugli animali. Prima sì, ma ora non testa più sugli animali. L'Oreal sì, ma Garnier no. Quindi sono prodotti non testati su animali, sono prodotti, credo quasi tutti vegan, questo sì, e zero waste. Però questo mi dispiace, ma questo è l'unico che non vi consiglio. So poi che parlano molto molto bene di quelli di pH bio solidi, quindi me l'hanno consigliato quando appena passerò dalla Lidl. Vedrò se riesco a trovarli. Fatemi sapere se voi avete provato qualche shampoo solido, come vi siete trovati, se avete qualche prodotto da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!